I primi problemi che Bitcoin cerca di affrontare, il motivo per cui nasce, è che tentano di risolvere problemi che vengono da un sistema finanziario corrotto, manipolato, rotto. Rotto e corrotto. E se non riesci a capirlo ancora oggi, vabbè, aspetta domani. Te basta attendere che arriviamo ai livelli del Venezuela, dell'Argentina, della Libia, della Turchia, cosa vuoi scegliere? Perché si sta avanzando piano piano, si sta avanzando lì e l'Italia piano piano andrà lì, perché cioè voglio dire, se non si cambia dove cazzo è che vuoi andare? A differenza delle monete fiat, Bitcoin è limitato, l'abbiamo già detto altre volte, come l'oro, ma di più dell'oro, perché comunque giacimenti di oro si scoprono anno dopo anno, no? E quindi Bitcoin è il bene più scarso della storia, dell'umanità intera, è la riserva più scarsa che esiste. Quelli che stanno sperimentando con l'esempio che ti facevo prima, un'inflazione a due cifre, se ne sono resi conto e l'hanno iniziato ad adottare, alcuni anche come moneta. È quello che ti devi capacitare, quello che, di cui noi ci capacitiamo, noi che siamo all'interno di questo mondo, che stiamo vivendo un momento eccezionale, emozionante. Bitcoin non solo può fungere da riserva di valore nel lungo termine, ma può funzionare come mezzo di scambio a livello globale, soprattutto quando ci sono stati che censurano. In questo momento il mondo senza Bitcoin sarebbe un mondo più oscuro. Ora, l'inflazione, la riserva di valore, ti può sembrare temi distanti, lontani da te. Meglio gli euro in banca, lottare contro il sistema, con gli euro in banca la più grande presa per il culo, va benissimo. Però devi sapere che Bitcoin non distingue tra religione, appunto, etnie, sesso, opinioni politiche. Non ti vede e ti giudica come un criminale un giorno sì e l'altro pure. Ed è per questo che Bitcoin è una polizza assicurativa sul futuro, no? Distopico che stanno creando i governi mondiali. Coloro che hanno a cuore la libertà di tutti dovrebbero prestare molta attenzione a questa tecnologia. Perché Bitcoin ha fornito un supporto che è stato vitale già tantissime realtà, te ne nomino una? WikiLeaks. WikiLeaks non sarebbe stata in grado di denunciare le gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà civili senza il Bitcoin. Anche altri paesi come la Corea del Nord, l'Iran, l'Afghanistan, l'Ucraina, Hong Kong, la Bielorussia, la Nigeria e la Russia usano Bitcoin e hanno usato Bitcoin per sfuggire ai controlli poco democratici e alle censure del governo, che se ne dica, tutti amici di Xi Jinping e Putin. No, perché deve essere chiaro, qui stiamo raccontando un nuovo ordine mondiale che sicuramente creerà un mondo più giusto, ma parliamo sempre di poteri centralizzati, quindi non mi vedrete mai da questa bocca lodare dei dittatori. È evidente che noi qui attacchiamo il nostro sistema corrotto, quello occidentale, no? Perché quelli poi saranno dei cazzi loro. E raccontiamo quello che sta avvenendo, ma questo è quanto. No, perché poi mi dicono, sai, dietro a Bitcoin sai chi c'è? Sì, lo so chi c'è. C'è il popolo. C'è le persone che le usano. Ah sì, ma sta entrando Vanguard. Beh, questo già te dovrebbe far capire il motivo, no? Perché tu non ci entri, loro sì. BlackRock o altri. Dovrebbe far capire cosa forse sta succedendo al sistema finanziario e cosa si stanno organizzando per crearsi un'alternativa. E se non riesci a capire quello che ti ho appena detto, è solo perché stai ancora molto bene, anzi stai benissimo. Ma il concetto a me mi pare chiaro. Il potenziale di paura, sorveglianza, controllo e censura, soprattutto sarà finanziaria, aumenta. I segnali di allarme sono in ogni dove. E comprendere questo è molto importante in questa fase, anche per voi comunisti, per voi socialisti, per voi falsi liberali, liberal democratici, se ci tenete ai diritti, alla promozione della libertà individuale, invece di sciacquarvi la bocca, ai diritti umani, Bitcoin risolve molti problemi e cade in un momento storico non a caso, come ovviamente non arriva a caso il libertario show. Il suo valore percepito cambierà anche in Italia. Mettetevi l'anima in pace. La sua utilità cambierà. Mettetevi l'anima in pace. E cambierà a seconda delle persone con cui parleremo. Ecco, questo è Bitcoin. Ascoltare e capire
la persona che hai davanti, chi ti sta parlando, è la cosa più importante per poter spiegare a te che conosci Bitcoin agli altri di che cosa si tratta, soprattutto dato il pregiudizio che vive nel nostro paese nei confronti di questo strumento, perché i pregiudizi sono tanti, ragazzi, sono tanti, e in taluni casi devi anche evitare di parlare e spiegare cos'è, tanto ognuno ci arriva quando ci deve arrivare, perché è così che funziona la vita, o no? Ci vediamo alla prossima, cari libertari. A euro is a euro. Today, tomorrow, the month, tomorrow is a euro. Non serve dirmi che le cose vanno male. Tutti quanti sanno che vanno male. Il potere d'acquisto del dollaro è zero. Le banche stanno fallendo. Euro today is a euro tomorrow. A euro is a euro. Today, tomorrow, a month, tomorrow is a euro.